Juventus PSV Eindhoven 3-1, quanto godo! Ottima vittoria, siamo stati superiori in campo e su tutto, li abbiamo distrutti e poi purtroppo al 90esimo, primo gol stagionale che prendiamo, però vabbè, ci può stare, contento così, iniziamo bene, una partita che sembrava difficile ma è stata quasi una passeggiata, questi qua sono primi in classifica nel campionato olandese, però questi qua oggi sembravano una squadra di eccellenza, sembravano una squadra manco di Serie D, li abbiamo distrutti, gli abbiamo fatto un coso così e sto godendo, potevano essere anche di più, 4, 5, li abbiamo distrutti, polverizzati, andando avanti così, e Kenan Yildiz, ma che gol che ha fatto, se giochiamo sempre così possiamo vincere il campionato, Coppa Italia, possiamo vincere tutto, basta che Thiago Motta oggi ha fatto bene, ha messo una formazione che voleva vincere, che voleva soprattutto fare gol, ma io mi chiedo, da qui, da stasera a Empoli, cosa è cambiato, cioè stessa formazione, solo che oggi vinciamo a Empoli, pareggiamo come delle teste di minchia, vabbè, levando il fatto, stasera siamo stati perfetti, Yildiz ha fatto un gol ragazzi magnifico, alla Del Piero, veramente, bravo Kenan, veramente venderlo sarebbe stata una cosa clamorosa, però ragazzi, teniamocelo da conto, perché secondo me se ce lo teniamo da conto, sta squadra gioca bene, possiamo anche andare fino in fondo, è un po' difficile adesso dirlo, però comunque c'è, crediamoci perché può succedere e stavolta penso che sia la volta buona. Comunque, contentissimo, 3 punti, i primi 3 punti in Champions, presi in classifica, penso che stiamo nella zona prima classifica che subito passiamo, farete un attimo vedere, Champions League, vediamo un attimo, classifica. Siamo in questo momento quarti, quindi abbastanza bene, quarti, il posto che subito passiamo. Se continuiamo così penso che passiamo subito il girone, andiamo direttamente evitando i playoff e continuando così secondo me in finale piano piano, dico ai ragazzi, nulla è garantito, però sta squadra oggi mi ha convinto tanto e anche per sabato, perché sabato abbiamo il Napoli. Quindi, se giochiamo così contro il Napoli, non se lo vede proprio. Cioè, questi qua perdono dopo 3 secondi il Napoli, giustamente. Però oggi mi hanno convinto. Se giocavamo così ad Empoli, forse poteva essere diverso il fatto, potevamo vincere anche là. Però oggi mi hanno convinto. Se continuiamo a giocare così, se secondo me, lo ripeto, passiamo il girone. Ragazzi, una cosa è certa, se Thiago Motta mette una squadra che vuole fare gol, che ragazzi oggi il primo tempo ha senso unico, questi qua, lo ripeto, stanno primi in Eredivisie, sembravano una squadra veramente il campetto sotto casa, ma neanche così giocano. Questi qua, i bambini del campetto sotto casa, non giocano manco così, veramente, cioè... Scandaloso sto PSV, scandaloso, cioè solo in Olanda possono fare così, solo in Olanda, fuori una mezza cosa, perché alla fine poi c'è, com'è possibile prendere gol in quel modo, come cacchio è possibile prendere gol in quel modo, vabbè, ci può stare, alla fine ci può stare, perché eventualmente doveva succedere che prendevamo gol, doveva succedere prima o dopo, cioè alla fine ci siamo cercato, ci siamo deconcentrati all'ultimo secondo, però vabbè, contento così, lascia like se pensi che la Juventus vincerà la Champions, è un po' difficile, però partiamo col piede giusto e andando avanti così le speranze piano piano vanno in su, ciao ragazzi e forza di sempre.